Eccoci amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice, con il miglioramento delle condizioni atmosferiche, aumenta il rischio, se così lo possiamo chiamare, comunque l'eventualità che ci siano degli sbarchi nel nostro territorio, in Sicilia, comunque nel porto di Pozzallo. La notizia è che alle 8 di giorno 18, su segnalazione, naturalmente voi sapete ormai funziona in modo preciso, scientifico quasi direi come c'è scritto qua, i migranti vengono costretti a salire su dei gommoni precari che addirittura non hanno più neanche bisogno di tenere il mare perché basta che riescono a fare poche miglia, poi con un telefonino satellitare si chiede aiuto, immediatamente arrivano le navi, in questo caso la nave SPS Canarias, che su segnalazione che veniva fatta direttamente a Roma andava a trovare una imbarcazione di legno con 112 migranti, poi la nave Golfo Azzurro ne trovava un'altra con 466 migranti, insomma un bel po' di persone che sono arrivate nel giro di poche ore al porto di Pozzallo. Queste sono le immagini. Quindi si sono attivate come al solito tutte le procedure che in questo caso servono, vedete le immagini, si fanno i controlli sanitari, perché anche questa paura. Io sto notando che nell'ambito giornalistico tutte quelle trasmissioni che fanno inchiesta stanno incominciando a segnalare questi problemi che sono molto seri, le malattie, le cose in piccoli centri del nord Italia sta diventando anche una cosa molto preoccupante. Devo dire che Ragusa ha la fortuna di avere organizzazioni che gestiscono questo fenomeno in modo pulito, con anche grande attenzione. Questo è un fatto certamente positivo. Però non c'è dubbio, ecco, vedete la nave Golfo Azzurro, che era quella che aveva caricato l'altro gruppo, non c'è dubbio che appunto i numeri sono molto alti. La polizia ci dice che sono stati già nel 2017, appena 2 mesi, 1 mese e mezzo, 10 che sono gli scafisti, di cui un minore. Nel 2016 erano ben 200, di cui 29 minori. Quindi la polizia è stata impegnata a trasferire questi migranti giunti in queste ultime ore nelle strutture individuate nei vari territori. L'hotspot nel solo 2017, quindi in appena 50 giorni, ha fatto registrare l'ingresso di 801 persone in 3 approdi e poi ci spiega tutto quanto, l'ordine, le indagini, la cattura, il bilancio dell'attività. Insomma, la polizia di Ragusa è particolarmente attenta su questa problematica e almeno riesce a coordinare con la prefettura in modo adeguato. Non ci sono lamentele di sorta su questo argomento. Però, come abbiamo detto più volte, c'è il pericolo reale della mancanza di fondi, perché non c'è dubbio, per gestire queste emergenze ci vogliono i soldi. E i soldi vengono dalla Comunità Europea, vengono dallo Stato, poco a livello locale, anche perché a livello locale, come diciamo noi, abbiamo tanta racina appesa e abbiamo problemi abbastanza seri. Ora, basta citare il caso di quello che è accaduto 2 giorni fa, quando quei due ragazzi disabili, fratelli disabili, sono stati costretti a stare per parecchie ore davanti all'ufficio dell'assessore Miccichè, assessore al ramo quello dell'assistenza sociale, dei servizi sociali, senza tirare un ragno dal buco. Da lì poi
è scoppiata questa enorme grana che è venuta fuori attraverso alcuni servizi della televisione, in questo caso delle Iene, che voi sapete non hanno molto cuore in queste vicende, fanno un lavoro molto bello, quando si tratta di questi casi io li apprezzo molto, non mi piace quando fanno i poliziotti, quando fanno gli appostamenti per scoprire quello che vende droga o che fa altre cose, mi piace quando si mettono alla berlina certe attività. Allora, cosa è successo? Fermiamolo queste immagini, regia, sennò poi non si capisce quello che stiamo dicendo. Allora, voi sapete che a un certo punto c'è stata proprio la rivolta, naturalmente le opposizioni, manco gli pare vero, trovare argomenti del genere, e hanno costretto l'assessore Miccichè a dimettersi, perché poi Miccichè aveva tentato in qualche modo di farsi aiutare, insomma, alla fine Miccichè, per una questione di dignità, ha lasciato il suo posto, che è stato preso ad interim dal presidente Crocetta. Crocetta oggi era a Ragusa in mattinata, ora ne parleremo di questa vittoria per il caso del mercato ortofrutticolo, e quindi è stato richiamato immediatamente a Palermo, dove nel pomeriggio, queste sono le immagini, nella sua nuova veste di assessore ai servizi sociali ha fatto un incontro con Piff, che voi lo sapete è ormai diventato un personaggio, un attore, un regista di grande livello, ma è partito con le Iene, e in questa sua triplice veste ha fatto un incontro con il presidente Crocetta, che vedete, e molti genitori e molti ragazzi disabili che nella loro, diciamo, difficoltà a vivere quotidianamente tutti i problemi che ci sono, però sono riusciti anche a organizzarsi e a postare su internet, su YouTube, questa fase che noi vogliamo fare vedere, 4 minuti, non di più, 4 minuti, in cui si vede come i toni si sono accesi, ma il presidente Crocetta ha fatto delle promesse. Ora, voi sapete che il presidente Crocetta fa molte promesse, è un uomo che fa molte promesse che io sono convinto che vorrebbe rispettarle, perché quale politico fa promesse e non le vuole rispettare? Fa la promessa nella speranza di riuscire a trovare i fondi, di risolvere cose che poi tante volte non accade. Crocetta è uno che si fa spesso prendere dal contesto dove si trova, da Giletti, con questi, allora poi dice delle cose che viene difficile rispettare, insomma. Allora, vediamo questi 4 minuti che sono anche molto caldi, guardiamo. Questa è Teleiblea. Io ci metto il te, vediamo come risolvi il te. Ma io mica mi sono cambiato la presenza. Allora accetta quello che c'è, allora accetta, anche tu devi contribuire. Se io ti dico, ma io potevo farmi delle cose, hai fatto bene, io ti ringrazio. Ma è colpa mia. No, io ti ringrazio invece, ringrazio te, ringrazio Alessio, ringrazio Gianluca, ringrazio anche le Iene che fanno questo servizio, perché se questo problema è arrivato a questo livello, grazie a noi. La gravità è questa, e questo è grave. È grave che ci vogliono le Iene. Presidente, presidente, si gira un attimo, che ci sono le sentenze. Per cui non mi può dire che sono state Alessio e altri. Qua, questa è la sentenza. Va bene, scusa, va bene, ho detto Alessio. E Gianluca, no, anche Gianluca, non è quella la priorità. Adesso facciamo, io voglio dire tutti quelli che sono battuti. Va bene, abbiamo capito. Noi vogliamo che lei metta i soldi adesso, no, nella decina, questo mese, Presidente, noi non ci fidiamo più. Dopodiché avvii tutti i progetti delle scuole e poi mi fai la scuola.
saranno non c'è più dialogo. Adesso saranno in vuol dire che il 21 scusami, marzo non hanno i soldi scusami. Questo sta dicendo. Allora, 21 marzo non ci saranno più problemi. Se uno ci i disabili verranno da fuori. Adesso c'è questa dicendo. 21 marzo che, o c'è questa 21 marzo o allora nel soldi però gli si dimette. Oggi. No, non abbiamo bisogno di persone credibili, non hanno più pazienza. Questi tornano a casa e non possono grattarsi la testa se non c'è un cristiano che gli viene a grattare la testa. Allora, io sto, ripeto, già lanciare nel giro di un paio di giorni un bando per il reclutamento del personale che viene utilizzato. Dopodiché ci sono ma io il personale ce l'ho! Io non ci sono i fondi, Presidente, è inutile, ma è inutile che lei insista. E ce lo diranno le ASL, loro faranno la domanda, ma le ASL non lo dicono, ci vuole una settimana per fare la domanda. E allora che fa? Me li sorteggio quelli, oppure io so chi sono i 3600 disabili che hanno, devono fare la domanda, no? Ma appunto non è credibile che ci manderanno le richieste e non manderemo il personale. Presidente. Non è credibile questo. Allora ascolti, io non sono qui per essere giudicato. Non è credibile. Alcuni sono credibili per altri. No, non è credibile. Allora, non è questo il tema. Il tema è che io noi facciamo il bando del personale immediatamente per reclutare il personale interno che potrà accudire questi servizi e ci vuole un mese e ci vuole appunto ci vuole un mese. Dopo di che il personale deve essere formato, no, ci vuole la settimana, forse il 48 ci vuole per risolvere esatto io lo capisco. Allora io sto dicendo presenterò presenterò ufficialmente il piano poi quando ci vuole per questo, quando ci vuole per questo, dopo la signora quando so, io ho detto nel giro di 2 o 3 giorni presento il piano dettagliato. Quanto avrà lei ora per dire? Allora io ho detto che realisticamente entro un mese noi possiamo cominciare ad affrontare i casi più gravi e man mano in una progressione che si possa stabilizzare nel corso di 2 mesi. Allora, questo è il discorso. Ok, un mese fra, fra 2 mesi loro avranno bisogno. Stiamo parlando di 3600. Però io sto dicendo, siccome ci abbiamo 100 milioni pure aggiuntivi, che non sono quelli sostitutivi. Se ne vogliono 4. Avete visto questo piccolo filmato postato su YouTube, fatto probabilmente da uno di quei ragazzi disabili che si è trovato nelle condizioni di gridare allo scandalo e fare intervenire poi quelli delle Iene, che naturalmente non cercano altro, le cose giuste. E il presidente Crocetta ha fatto questa promessa a fine marzo. Ora, voi sapete che l'Assemblea regionale hanno avuto problemi. Avrebbero dovuto fare il bilancio entro il mese di febbraio, non ce la fanno, hanno già pensato di rinviare e quindi fare un altro mese di gestione provvisoria del bilancio, quindi tutto il mese di marzo sarà così. Questo dimostra che naturalmente la regione non ha tutte quelle risorse che vorrebbe avere e fare delle promesse è molto difficile. Però era un filmatino simpatico, se mi permettete passate questo termine, in cui il presidente Crocetta si è molto accalorato. Il presidente Crocetta, vi dicevo, che ora gestisce ad interim l'assessorato ai servizi sociali, ma che naturalmente ha tutta una serie di altre difficoltà. Stamattina, per esempio, ha voluto essere a Vittoria, chiamato naturalmente dalle forze sociali che hanno subito chiesto aiuto dopo l'attentato di qualche giorno fa, nel quale sono stati distrutti 4 camion, un danno di quasi 500.000 euro, più una persona ferita gravemente, ma che non è il primo esempio. E quindi a Vittoria hanno detto qui bisogna fare qualcosa. Perché, e lo ha detto Ciccio Aiello, lo hanno detto un po' tutti, non si può pensare di combattere il malaffare, la malavita, senza un accordo forte fra le forze dell'ordine. Ieri
c'è stato un accordo fra le forze dell'ordine e la popolazione, perché ieri il prefetto, nella intervista che ha rilasciato ai nostri microfoni dopo la seduta del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza, proprio per Vittoria, ha detto: noi facciamo di tutto, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno di tutti quelli che possono segnalare prima e dopo, quello che sta accadendo. Il proprietario della car, della ditta che è stata oggetto dell'attentato, ha assicurato che non ha avuto nessuna telefonata, nessuna minaccia, ma questo qualche altro l'avrà avuto, perché non è che diventa improvvisamente un fatto così, quelli piglia e danno fuoco a dei camion. Lì il comune di Vittoria era naturalmente in prima persona, in questa abbiamo sentito ieri il sindaco di Vittoria, c'è il comunicato di Ciccio Aiello che dice: l'offensiva mafiosa si è concentrata intorno al mercato ortofrutticolo, che ha dovuto respingere sempre diversi assalti. Ormai sono diverse le organizzazioni criminali presenti nel territorio vittoriese, come conseguenza dei necessari rapporti tra le varie aree del Mezzogiorno, da Vittoria a Fondi, passando per Napoli, la Calabria, fino a Milano e Verona. Il mercato di Vittoria è un mercato che parla ormai tante lingue e dialetti, che lo connotano anche dal punto di vista criminale. Quindi gli incendi, gli agguati mafiosi registratisi e lo stesso agguato nei confronti della CAIR, sorto per determinazione dell'amministrazione dell'epoca nell'area mercatale, per impulso nell'area di posteggio, si inquadrano in un contesto estremamente competitivo e anche violento per effetto dei vari cambiamenti. Anche l'apertura dei mercati globali sotto questo profilo spinge verso la forzatura e l'illegalità. Di questo in qualche modo è a conoscenza il presidente Crocetta, e vi diciamo, oggi era a Vittoria e ha rilasciato questa breve intervista. Vediamo. Hanno tentato di liberarsi della mafia per anni. E c'è una mafia che è diventata oggi ancora più crudele e che abbandona la fase così di lavoro sommerso che ha fatto in questi anni, prendendosi tutto, occhio, perché la mafia non è più soltanto quella militare di un tempo, è quella che controlla il mercato dei trasporti, è quella che controlla l'intermediazione, è quella che va anche nelle campagne, ruba i mezzi agli agricoltori e poi gli dice: senti, te li faccio trovare, il cosiddetto cavallo di ritorno, è quella che chiede il pizzo. Quindi è una situazione, solo che oggi c'è un tema, che i mafiosi sono entrati direttamente nell'economia, non sono più soltanto coloro ufficialmente che delinquono sparando di lupara, ma il carbone dominante ormai hanno creato un tessuto economico insieme al clan Emanuello nella fascia che va da Vittoria a Gela e non soltanto. Allora c'è un tema serio, oggi c'è una ripresa dell'economia dopo anni di perdite che sono state pagate duramente dagli agricoltori di Vittoria e della Sicilia e che hanno determinato, e ci sono una serie di procedimenti fallimentari che si riferiscono a quegli anni. Mentre noi cominciamo a aumentare l'esporto agricolo e cominciamo finalmente, dopo anni di sacrifici durissimi, a risalire la china, c'è una mafia terribile, terrificante, spietata che mostra il suo vero volto. Dietro i cosiddetti colletti bianchi che si sono impadroniti dell'intermediazione, dei trasporti, dell'economia agricola di Vittoria, questi hanno sempre i Kalashnikov sulle spalle pronti a sparare, lo dimostra questo episodio che io vedo tutto nella concorrenza del sistema dei trasporti. È una dichiarazione molto forte quella del presidente Crocetta, che dice: la mafia è fortissima, è terribile. E qui siamo di fronte ad una
affermazione, vabbè, il presidente Crocetta sul discorso mafia da sempre è stato molto categorico, è stato sempre uno che ha accusato fortissimamente tutto quello che c'è intorno a questi imperi economici che non sono gestiti nel modo giusto, perché poi alla fine, oggi come oggi, tutto viene abbandonato e comandano le parti locali, comandano poi in qualche caso anche le cosche, perché manca l'organizzazione. Ora su questo quadro vorrei tornare un attimo alla Camera di Commercio. Diciamo che per quanto riguarda Vittoria non c'è dubbio che se ci fossero stati degli organismi che avessero in qualche modo monitorato i vari momenti, perché dice Aiello, da anni i produttori si battono per affermare un funzionamento legale delle procedure del mercato, l'illegalità invece ha preso il sopravvento. Ora io dico, se la Camera di Commercio di Ragusa è stata premiata nell'ambito di questa spartizione legale dei posti all'interno della Supercamera di Commercio, quella di Catania, Ragusa e Siracusa, è stata premiata nel senso che è stato dato molto spazio all'agricoltura. Pensate che ci sono due rappresentanti dei 30 e passa, sono uno di Confagricoltura e uno di Coldiretti. Che vuol dire? Vuol dire che sono che gli si dà il riconoscimento a questa nostra provincia di un grosso interesse nel settore dell'agricoltura, gli si riconosce proprio questa capacità. Ma queste cose su Vittoria qualcuno le ha segnalate nel passato o è soltanto ogni volta che poi c'è l'attentato si fa il Comitato dell'Ordine e della Sicurezza e il tutto resta come prima? Chi fa i controlli dentro quel mercato? E nel passato il sindaco Nicosia è stato più volte accusato di aver in qualche modo rapporti, come posso dire, difficili, no? E quindi comunque di aver accettato alcune situazioni particolari. Ma oggi si può permettere il Comune di Vittoria, si può permettere il mercato di lasciar correre su questo? Quali sono gli organismi che devono intervenire? Ecco, le Camere di Commercio avevano, secondo me, un compito. Qualcuno mi potrà dire, mica facciamo la polizia, la Camera di Commercio non è quella che fa la polizia, ma la Camera di Commercio, quando aveva nelle mani le varie aziende, le varie iscrizioni, le varie associazioni, poteva o non poteva fare da filtro, vedere, fare dei controlli? Non lo so, io faccio questa domanda. Ora torniamo a questo problema della Camera di Commercio. Sapete che è stato rinviato l'accorpamento. Questo accorpamento doveva avvenire il 14, è stato rinviato al 24 o al 28, insomma 14 giorni. Questo non è successo nulla a livello di ente, quindi a livello di regione, qualcuno che ha detto stiamo indagando, c'è stato soltanto il rinvio su richiesta di quelli di Siracusa che continuano a dire che c'è qualcosa che non va, c'è del marcio in Danimarca, c'è del marcio a Palermo e quindi chiedono ancora di più che Crocetta faccia le sue indagini e che addirittura annulli questa convocazione per dare tempo a capire qualcos'altro. Io arrivo ad una lettura diversa che è stata suggerita dal presidente Giannone. La lettura è particolare perché farebbe fare un po' la figura degli sciocchi un po' a tutti, me compreso in questo caso, e ci darebbe anche un po' di fastidio. Allora, cosa sta accadendo? Ci sono delle iniziative fatte da associazioni come quella Confronto, associazioni
come la CNA che ha lanciato ha mandato un comunicato chiedendo l'adesione, l'associazione di Modica, quella di Enzo Cavallo che ha una petizione e ci dice in un comunicato che sta andando bene, la gente sta sottoscrivendo. Però mi sorge questo dubbio, state attenti. La legge perché io ieri ho parlato con Piero Greco. Piero Greco è il rappresentante della Coldiretti che è stato trasferito a Frosinone, Frosinone e Latina, e mi diceva che Camere di Commercio lì non se ne parla di abbinarle. E allora mi dice Peppino Giannone, e qui dobbiamo andare a vedere, però penso che sia vero, non credo che Peppino Giannone dice delle stupidaggini, Peppino Giannone dice che c'è una legge che è stata approvata a novembre, ma che poi è entrata in vigore a dicembre del 2016, proprio il 16 dicembre 2016, questa legge dice che se non si provvede a questi accorpamenti, riducendo quindi il numero delle camere di commercio da 104, 105 a 60, e quindi non ci sono questi accordi che sono, diciamo, accordi, no? Quindi tutti si mettono d'accordo, e perché ci sono contenziosi e compagnia bella, addirittura dopo i 180 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, che è quella appunto del dicembre del 2016, sarà l'Union Camere a fare gli accorpamenti con decisione univoca. Ora, siccome Union Camere in questo momento, Union Camere Nazionale, è guidata e diretta da Ivan Lobello, ritorna in gioco tutto quanto. Perché che cosa potrebbe significare tutto questo? La mini minaglia, no? Questo ritornello del tutto falso e tutto da rifare, tutto da rigiocare, non andrebbe a favore dei ben pensanti come sono io, che penso al fatto che mi dispiace che la Camera di Commercio non ci sia più, ma andrebbe a favore del fatto che se arriviamo a giugno e passano i 180 giorni, che cosa accade? Accade che l'Union Camere, quindi in questo caso il Presidente Lobello con la sua organizzazione, andrebbe a decidere come vengono fatti gli accorpamenti. Quindi tutto questo servirebbe solo a mettere ostacoli in campo e fare in modo che la situazione non si concluda, permettendo a Lobello di diventare nuovamente lui il primo a poter scegliere, a dire accorpiamo questo con quello, perché resta lui come Presidente di Union Camere. Ora, la situazione certo è raccontata così, sembra, però non è detto che non sia una realtà, cioè non è detto che possa esserci davvero lo zampino di Ivan Lobello di Union Camere in questa storia. C'è poi un'altra cosa da dire. Questo rinvio, insisto nel dire, io firmerei la petizione, non lo faccio perché è chiaro, non voglio prendere una posizione ufficiale, però firmerei la petizione solo perché mi piacerebbe avere una Camera di Commercio sola che pensi ai nostri bisogni e che dia una mano alle aziende. Questa provincia, pur avendo delle straordinarie capacità, oggi non riesce a spiccicarsi da questa melma in cui si trova, che è veramente un fatto drammatico. Io direi, a questo punto, direi che dicevo, cos'è accaduto? Una cosa importante. Quindi io sarei favorevole a non fare questo accorpamento. Però mi dicevano che giorno 13, no? Cioè, sono stati pagati gli stipendi della Camera di Commercio fino al giorno 13. 100 persone a febbraio hanno lavorato fra Catania, Siracusa
e Ragusa, in vista dell'accorpamento del 14, hanno lavorato per mettere insieme questa supercamera di commercio, e ora tutto questo è stato vanificato. Dice, che succede? No, ma si torna indietro e ci saranno altri 14 giorni. Cosa devono fare per altri 14? Devono preparare tutto per l'accorpamento e poi non si fa. Io credo che bisogna agire con una certa velocità. Il presidente Giannone mi ha detto che probabilmente domani, che va a Catania, chiederà di essere ascoltato dalla magistratura, dal magistrato, perché su questa vicenda dovrebbero essere fatti dei chiarimenti. Cioè bisognerebbe capire chi sta giocando sporco, perché non è soltanto il problema della denuncia che c'è qualche azienda in più a Palermo, a Catania. C'è senza dubbio un sottofondo, e se è vero quello che dice Giannone, che questa operazione è fatta da Aivanolo Bello, attenzione, io non è che riporto, leggo quello che sembra, se questa operazione di rinviare fino a oltre maggio e quindi arrivare a giugno, permetterebbe poi, in base a questa legge del 2016, di fare gli accorpamenti direttamente con Union Camere. In questo momento Union Camere è guidata da Lobello. Non è una ipotesi folle, sembra anzi abbastanza percorribile, anzi o meglio, abbastanza credibile. Quindi cosa sta accadendo? Fino a oggi non è successo niente. Da quando il presidente Crocetta ha fatto slittare di 14 giorni non sembra ci siano stati interventi, controlli, aperture di carte, nessuno ha chiesto niente, quindi non sappiamo a che punto si arriverà per i prossimi giorni. Il 28 c'è la seconda convocazione, ma a mio modesto parere, se Crocetta ha fatto questo rinvio, non potrà dire scusate, ho sbagliato, come non detto, dovrà per riempire questo rinvio di qualche cosa e quindi dare qualche altro lasso di tempo per riuscire a capire effettivamente dove c'è il marcio. Detto questo, chiudiamo questo argomento della Camera di Commercio e dobbiamo arrivare a giugno, e a giugno ci sono le elezioni amministrative, quindi mettiamo anche questo nel calderone, come nell'enorme calderone che si sta scatenando all'interno del PD. Voi sapete che il PD è arrivato quasi al palo, e noi oggi abbiamo registrato una dichiarazione del governatore della Puglia Emiliano, che dice ufficialmente che si candida alla segreteria del PD. Questa storia indica, questa sua dichiarazione, abbiamo anche noi 4-5 minuti, indica che ormai, diciamo, i passi sono fatti, e in questa dichiarazione le accuse verso Renzi sono fortissime. Sentiamo Emiliano. Questa è Teleiblea. QDS, la connessione tra i siciliani e le istituzioni. Il QDS è la connessione che svela ai siciliani le attività delle istituzioni con forum e inchieste documentate. È la connessione che per spingere insieme le istituzioni a fare le riforme dà voce ai siciliani, grazie agli accordi quadro tra QDS e classe dirigente. Partecipa alla rinascita, partecipa alla campagna etica Risorgimento Sicilia. Abbonati.
24, 25 e 26 marzo Erea Tours ti propone un fine settimana di relax alla scoperta delle bellezze della nostra isola. L'Etna e i suoi crateri, Montalbano e Licona, Motta Camastra, Castiglione di Sicilia e le Gore dell'Alcantara. Pernotto e cena presso l'elegante Golf Resort al Picciolo. Tutto a solo 200 euro. Per info e prenotazioni visita il sito www.ereatours.it o vieni in agenzia in via Risorgimento 4 a Ragusa. Questa è Teleiblea. Mi candido alla segreteria del PD perché questa è casa mia, è casa nostra e nessuno può cacciarmi o cacciarmi via o cacciarci via. L'abbiamo costruita assieme a Romano Prodi, ai segretari e ai vice segretari che si sono avvicendati, Piero Fassino, Francesco Rutelli, Walter Veltroni, Dario Franceschini, Pierluigi Bersani, Enrico Letta, Guglielmo Epifani e a milioni di altri italiani che hanno fortemente voluto la nascita e la sopravvivenza di questo partito, anche a costo di rinunciare ai propri ruoli. Mai in nessun'altra forza politica italiana tanti hanno rinunciato a tutto pur di far nascere e sopravvivere la loro comunità. Abbiamo così dato vita alla più grande forza politica della storia del centro-sinistra italiano. Mi candido dunque accogliendo il loro invito, il loro esempio, ma soprattutto quello di tantissimi militanti che mi hanno chiesto in queste ore di far sopravvivere il progetto politico cui abbiamo lavorato insieme a partire dal 14 ottobre 2007. Sorrido amaramente quando mi descrivono esitante nel prendere questa decisione. È evidente che chi è capace di tanta superficialità rispetto a questioni così gravi non ha mai vissuto analogo travaglio. Sono le stesse persone che nulla hanno avuto da dire ad un segretario e premier che dopo aver personalizzato un referendum costituzionale, promettendo addirittura il ritiro dalla vita politica in caso di sconfitta, oggi vanno avanti con lui senza porgli le domande che fanno a me. E questo nulla toglie al rispetto profondo delle ragioni e dell'impegno dei tanti militanti che hanno partecipato al referendum e che sono stati coinvolti, loro malgrado, in una campagna referendaria che ha diviso inutilmente il Paese ed il PD. Pensare prima di decidere è stata ed è la regola di tutta la mia vita, senza paura di mostrare i miei limiti, le mie insufficienze, i miei dubbi. Ho condotto questa complessa riflessione assieme ad Enrico Rossi e Roberto Speranza, che hanno condiviso con me questi giorni difficili. Enrico e Roberto sono persone per bene, di grande spessore umano e politico, che sono state offese e bastonate senza ragione da arroganti inviti alla scissione contenuti nei toni ironici e irrispettosi con i quali sono stati approcciati e nel cocciuto rifiuto di ogni mediazione. L'ex segretario ha mostrato con evidenza di essere il più soddisfatto della possibile scissione. Se il tuo contraddittore è contento che tu abbandoni la discussione, vuol dire che teme i tuoi argomenti. Mi candido dunque nonostante il tentativo del segretario uscente, chiaro a tutti, di vincere il congresso ad ogni costo e con ogni mezzo, approfittando di avere gestito per 3 anni tutto il potere politico, economico e mediatico di questo Paese. Affretta, perché non vuole rinunciare a questa posizione dominante e non concede ai suoi avversari il tempo necessario per girare nemmeno la metà delle province italiane, perché i suoi errori e le sue contraddizioni, ove discussi dai militanti in uno spazio ragionevole, provocherebbero un suo forte indebolimento. Avremmo potuto confrontarci con la nostra gente sulle idee che ci hanno diviso. Avremmo potuto chiedere se l'idea di un programma partecipato dal basso, costruito grazie all'organizzazione del PD, se l'idea di un partito vicino, vero, umile, che sta dalla parte di chi non conta niente, se la battaglia per una civiltà industriale innovativa e rispettosa della salute e dell'ambiente, per le regole del lavoro che salvaguardino dignità e benessere delle persone, sono o non sono un patrimonio del nostro partito non sacrificabile per nessuna ragione. Il nostro
è infatti un popolo di liberi e forti, diceva Don Luigi Sturzo, che sa scegliere e ascoltare, che concede sempre, anche a coloro che non condivide, attenzione e disponibilità a cambiare idea. Nonostante il popolo... Ecco, avete sentito questi quattro minuti del governatore della Puglia, che è stato durissimo. Ora, gli attacchi a Renzi sono, direi, proprio senza limiti, perché viene accusato un po' da tutti di non aver ascoltato nessuno e quindi di essere andato avanti per la sua strada. Ora, in verità, lo ha fatto anche prima del referendum, poi aveva promesso di non esserci più. Ora sta accadendo questo, che Renzi sta diventando un po' il colpevole di tutte le malefatte possibili all'interno del PD, fermo restando che quando si andrà poi al congresso si vedrà chi è il più forte e chi vince. All'incontro di domenica c'era anche un ragusano sicuro, almeno c'era il senatore Gianni Battaglia, che abbiamo raggiunto per telefono. Io intanto gli faccio gli auguri, perché oggi è il suo compleanno, quindi non ho voluto rovinargli la festa e farlo venire qui, che trascorreva in famiglia. Il senatore Battaglia, gli abbiamo chiesto per telefono ora che cosa succede, che cosa accadrà e cosa può accadere anche dalle nostre parti. Sentiamo. Beh, sta accadendo che Partito Democratico, così come è stato conosciuto negli ultimi anni, non esiste più. Che una parte, non so quanto consistente, ma rilevante comunque per le personalità che questa parte rappresenta, no? Due ex segretari del Partito Democratico, Presidente del Consiglio, Ministri, ma soprattutto un numero elevatissimo di elettori, insomma, del Partito Democratico, insomma, non ci sono più. Quindi ci sarà un Partito Democratico probabilmente, diciamo, che dovrà fare a meno di una parte consistente che rappresenta l'elettorato della sinistra italiana. Insomma. Quindi come questo si concretizzerà, come si organizzerà, i tempi sono ancora tutte cose da definire. Però temo che sì. È scontato a questo punto che accadrà quella che tutti temevano, cioè la scissione, diciamo, un nuovo partito. Cosa verrà fuori? Dopo l'Assemblea Nazionale di domenica, che a mio avviso poteva essere una giusta e anche solenne luogo, insomma, occasione per evitare questo, invece lì non si è voluto evitare. E non si è voluto evitare da parte soprattutto del segretario uscente, del segretario dimissionario, cioè di Renzi, non solo non ha risposto agli appelli che gli hanno rivolto la minoranza, ma non ha risposto neanche agli appelli che gli hanno rivolto autorevoli esponenti della maggioranza, da Veltroni a Fassino, a Franceschini, per dire solo, insomma, tre dei più prestigiosi. In queste ore, in questi giorni, non ha risposto neanche agli appelli di Prodi, ha preferito addirittura oggi, alla riunione della direzione di oggi, non c'è neanche andato, ha fatto sapere che se ne andava negli Stati Uniti. Mi pare un atteggiamento, insomma, sprezzante, insomma, mi pare un meccanismo veramente insopportabile. Questo non è che aiuta, quindi probabilmente la scelta di una parte consistente del partito di non partecipare alla direzione di oggi, di non prendere parte della commissione di garanzia del congresso, mi pare, insomma, che in maniera quasi inequivocabile significhi che questa parte non parteciperà al congresso, non prenderà parte al congresso, e una parte che non prende parte al congresso è chiaro che decide di fare un'altra strada. Che ripercussioni possono esserci anche a Ragusa, senatore, anche se è presto parlarne, insomma, però in questo modo si definiscono alcuni punti, alcune aree. Molto presto per parlarne di cosa succede a livello nazionale, probabilmente succederà che nei prossimi giorni si formeranno gruppi parlamentari alla Camera e al Senato, che saranno in parte costituiti da, appunto,
quelli che non ci rivedono nel percorso del Partito Democratico, in parte anche di quelli che non hanno deciso di seguire il percorso di costituzione del sinistra italiano. Quindi gruppi consistenti alla Camera e al Senato, insomma, tra i più consistenti. Quindi, insomma. E poi cosa succederà a livello locale? Questo si vedrà. Si vedrà, anche perché per ora, voglio dire, la scissione, non essendo una scissione, ripeto, ammesso che ci sarà, ma credo che ormai insomma, sia quasi certa, non essendo organizzata, cioè non è che è una scissione che è stata preparata, organizzata, ma che è maturata drammaticamente, di giorno in giorno, di ora in ora, come tale insomma, è ancora da dimensioni incerte, no? Quindi adesso poi chi deciderà autonomamente di seguire un percorso parteciperà attivamente al congresso del Partito Democratico, che per i tempi scelti si tradurrà, come sempre è stato negli ultimi tempi, in un seggio elettorale, una mera cotta. Chi invece deciderà di non autonomamente, singolarmente, di non prendere parte al congresso, deciderà di o di ritirarsi o di insomma, guardare a questo nuovo percorso, a questo nuovo inizio, i cui contorni in questa fase non sono ancora definibili, insomma. Però è chiaro che come si dice, le passioni in politica non si possono uccidere. Chi ha passione per la politica troverà un luogo in cui questa passione potrà essere citata. Insomma, anche a Ragusa poi ci sarà il riscontro. Diceva bene Emiliano nel suo intervento più lungo, diceva dovremmo fare campagna elettorale per il congresso durante le elezioni amministrative, e anche il discorso delle Camere di Commercio sarà tutto a giugno. Sarà un giugno pieno di attività di vario genere. Allora, chiudiamo questa parte politica e andiamo a parlare del Comune di Ragusa, perché vi ricordate abbiamo affrontato il tema del piano regolatore. Io credo che è un tema che si deve affrontare meglio, quindi approfondendo. Ieri abbiamo realizzato una intervista con l'architetto Di Martino, e di ieri, perché poi ieri è dovuto andare immediatamente al comune, c'era il piano sull'amianto, quindi ieri poi non l'abbiamo domandata in onda questa intervista, l'abbiamo realizzata appunto dopo il consiglio comunale, ma la mandiamo in onda questa sera. Sentiamo l'architetto Di Martino. Dunque, anche noi chiudiamo questa serie di interventi che abbiamo fatto dedicati al futuro piano regolatore di Ragusa, e abbiamo in studio l'architetto Marcello Di Martino, che è il responsabile dell'urbanistica del Comune di Ragusa, che è quello che avete visto anche nelle immagini di queste giornate, ha un po', diciamo, governato gli incontri, ha risposto un po' a tutti dal punto di vista tecnico piuttosto che politico. Questa dobbiamo dire la verità, perché c'è un piano regolatore politico e c'è anche un piano regolatore tecnico. Allora, architetto Martino, grazie di essere qua. Marcello, allora, prima di tutto, diciamo, ecco, la finalità degli incontri qual era? Beh, intanto la finalità degli incontri era quella di divulgare la relazione preliminare che è stata fatta ed è stata anche approvata dalla Giunta e proposta al Consiglio, e quindi è una relazione preliminare che contiene al suo interno tutte le analisi fatte e che sono propedeutiche proprio alle direttive, perché nelle direttive quello che si dice che viene fuori sulla base di alcune analisi. Che ha fatto l'amministrazione, diciamo? Che hanno fatto gli uffici. Gli uffici, sì. Quindi per l'amministrazione. Sì. E sono stati sottoposti al vaglio della gente, praticamente. Esatto. Era già, con la delibera di giunta
era già a disposizione di tutti, però è chiaro, non tutti vanno a vedere le delibere di giunta fatte dall'amministrazione, per cui è giusto anche spiegarle poi determinate cose. E quindi la gente ha partecipato e ci sono stati molti interventi di esperti, di tecnici, di interessati al piano regolatore. Che cosa ne è venuto fuori se per l'amministrazione da questa serie di incontri? Intanto bisogna dire cosa ne è venuto fuori dalle analisi. Da questa relazione preliminare, da questa relazione, ne è venuto fuori che oggi siamo in una situazione in cui non è più consentito andare a creare nuove zone edificabili. Questa è quello che basta che è l'espansione fuori. Della sì, città fuori porta, esatto, perché noi fra un po' arriveremo a Santa Croce Camerina, insomma, stralcio pochino. A parte quello, magari ce ne fosse bisogno, allora ci arriveremmo pure, ma non ce n'è nemmeno bisogno, perché abbiamo una crescita che si attesta tra 20 anni, quindi per un ventennio, a circa 82.000 abitanti, e questi 2.000 abitanti vuol dire 7.000 in più rispetto a quelli già previsti, oggi, che già sono coperti dalle abitazioni esistenti e dalle zone edificabili di diritto, che è un diritto acquisito. Avremmo case per altri 120.000 persone. Oggi le case vuote sono circa 18.000, che potrebbero contenere, se consideriamo la famiglia media di 2,3 ragusana, altri 30-40.000 persone. Perfetto. Questo perché negli anni passati si è detto che Ragusa avrebbe dovuto superare i 90.000, aveva una crescita. Scusa Marcello, ma il nostro piano regolatore, mi ricordi un attimo, ci ricordo tre nomi famosi, Cervellati, Costa, cos'è, come l'altro, Urbani. Questi tre erano loro che hanno fatto il piano regolatore. Inizialmente. Sì, poi successivamente vi fu... al piano regolatore era associato anche il piano particolareggiato del centro storico, che poi non andò in porto. Ci fu anche un contenzioso tra il comune e i progettisti. Poi risolto praticamente. Quindi il piano regolatore il piano è in vigore. Non è proprio quello di Costa, Urbani e Cervellati, attenzione, perché poi il consiglio fu commissariato. E quindi fu l'ufficio a riprendere quella parte, quindi diciamo che è un piano che nasce da più padri. Quindi diciamo che fu commissariato con l'epoca di Di Pasquale ed è l'architetto Rizza che c'era, cioè l'architetto, il commissario Rizza, quello prima. Quando? No, praticamente fu commissariato, ora è una storia naturalmente che non mi appartiene, perché io sono dal 2014. Ma io per ricordarmi, sì, era quello prima, ora io mi ricordo che il commissario fu Scartacci, se non ricordo male, che è un funzionario tuttora della regione. E il comune aveva il commissario, non mi ricordo se era Bianca o un altro. Allora era ai tempi di Tonino Solarino. Sì. Alla fine di Tonino Solarino è prima piano di Nello. Il regolatore è stato approvato nel 2006, quindi 2006, dalla regione, dal consiglio comunale fu approvato nel 2003. Quindi siamo in una... Allora, per dire questo, di conseguenza ne è venuto fuori, cioè l'idea dell'amministrazione con questa nuova visione del piano, qual è? Quella di, ma chiaramente oggi... non andare più fuori, ma fare il centro storico, utilizzare. Allora, devo dire che questa ancora non è l'idea dell'amministrazione, questo è quello che risulta, quello che risulta dalle analisi. Ritengo che l'amministrazione si farà la sua idea nel momento in cui valuterà i contributi pervenuti, perché ricordiamo, questi incontri sono serviti per un primo approccio, un primo dialogo con la cittadinanza, ma tutte le forze sociali, le associazioni di categoria, le forze produttive hanno tempo fino al 20 marzo per dare i propri contributi. Ed è proprio su questi contributi che va fatta la valutazione politica, che naturalmente non poteva essere fatta in questa fase. Di conseguenza l'idea sarebbe quella, basta andare fuori, ma andiamo col centro. Ma quali sono le difficoltà? Perché alcuni hanno detto che il piano particolareggiato in fin dei conti è una specie di blocco
perché ci sarebbero delle soluzioni più veloci. Era per esempio un intervento fatto dall'ingegnere Antoci, dicendo che da quando abbiamo poi approvato il piano particolareggiato impedisce quelle cose che invece una legge del 2015 favorirebbe, l'accorpamento, abbattere una casa, cioè rendere più facile al cittadino andarsi a trasferire in una casa, perché nessuno vuole stare in una casa a quattro piani di una stanza, è chiaro, no? Ecco perché se ne vanno nella villetta, è giusto? Questo ti risulta questa cosa? Allora, sì, l'intervento l'ha fatto l'ingegnere Antoci, è stato anche un intervento insomma abbastanza significativo e importante. Io però che vivo giorno dopo giorno il piano particolareggiato, perché noi istruiamo i progetti, facciamo le commissioni centri storici, quindi il piano particolareggiato è stato approvato nel 2012. Dal 2012 ad oggi qualcosa è cambiato. È cambiato, certo. Ad esempio c'è già un parere della soprintendenza che ci dice che tutto quello che, diciamo, tutti gli interventi che non sono all'interno dei vincoli decretati possono anche essere approvati senza il parere della soprintendenza, perché già la soprintendenza ha dato il suo parere nel piano particolareggiato. Questo è un... diciamo obiettivo che si è raggiunto adesso, naturalmente con le comunicazioni che sono state con la soprintendenza, e che in effetti ha migliorato sicuramente la velocità di approvazione delle pratiche. Un'altra cosa che devo dire col piano particolareggiato è che in effetti gli accorpamenti sono permessi nell'edilizia di base, sono permessi nei palazzetti. È chiaro che sono permesse così anche le demolizioni e ricostruzioni, sono permesse solo nell'edilizia moderna. È chiaro che dal 2012 ad oggi, lavorando sul piano particolareggiato, anche noi ci siamo resi conto che ci sono alcune norme, tra cui anche quelle che diceva l'ingegnere Antoci, cioè dare maggiore elasticità. Ma soprattutto in quella parte dove, parliamoci chiaro, non c'è l'area del sito UNESCO. Cioè noi, almeno questo è quello che penso io da cittadino, ma qua da cittadino oltre che da dirigente dell'urbanistica, dobbiamo sempre ricordarci che Ragusa Ragusa è patrimonio UNESCO, il centro storico di Ibla e 18 monumenti, sì. Le facciate, sì. Con tutto il rispetto, i salesiani, benissimo. Dal punto di vista artistico, cioè il palazzo sotto, la cosa è via Michelangelo Buonarroti, che cosa ci può essere di sito UNESCO lì? Quindi forse bisogna intervenire, no? Questo favorirebbe, e soprattutto c'è un problema, perché come ha detto l'architetto Di Martino, noi abbiamo 18.000 case in più, ma queste 18.000 case la maggior parte sono a Ibla, cioè sono nel centro storico, sì, no? Allora, la maggior parte, penso io, circa tre, allora noi abbiamo 3.000 abitazioni a Marina, e di queste 3.000 abitazioni più del 60% sono vuote, quindi certo. La maggior parte sono a Marina, però ci sono case, molte sono anche nel centro storico, certo. Moltissime, solo che Ragusa è analizzata nella totalità, quindi non certo. Si può fare questa suddivisione, però c'è da dire una cosa, le case vuote di Marina sono seconde case, quelle lasciamole stare, quindi, diciamo. E ci sono fenomeni diversi Ragusa e Marina. Quelle le case vuote di Ibla, anche quelle sono delle case che sono utilizzate o per studenti, perché quando parliamo di case vuote stiamo parlando di case vuote da residenti, quindi potrebbero essere o vuote o abitate da non residenti. Questa certo. È il diciamo l'anagrafe. Però ne abbiamo sempre di più di invece 400. Le case vuote che dici tu sono sicuramente nelle aree degradate. Parliamo di Carmine Futie, parliamo certo. Di Via Perrera, certo. Parliamo di Via Velardo, sono nella zona del centro storico superiore. Quello diciamo degli anni 50, esatto.
E poi molte case vuote sono sono le case sparse nelle contrade. Anche là c'è un fenomeno misto tra seconde case e... Ma per fare rinascere il centro storico, che è una cosa di cui, perché poi io ho fatto vedere delle immagini in apertura del giornale che fanno vedere Ibla ieri sera alle 20, te lo ricordo, alle 8:30 di sera, che non c'era nessuno. Cioè, per fare rinascere il centro storico, quale sarebbe la ricetta? Quale potrebbe essere la vera ricetta, a parte le cose che diciamo sempre noi, fai manifestazioni, fai cose, però dal punto di vista urbanistico che bisogna fare? Detto bene, dal punto di vista, perché noi dobbiamo distinguere due tipi di ricette, quella politica turistica. e quella urbanistica, cioè, no? Quella tecnica. Dal punto di vista tecnico, gli ordini sono di due tipi, anzi di un tipo: servizi e attrezzature. Servizi e attrezzature. Questo è chiaro che nel caso di Ibla dobbiamo anche pensare servizi e attrezzature per i turisti. Questo è anche per i turisti, questo è il segreto, perché oggi Ibla non possiamo negarlo che è un centro turistico a tutti gli effetti. Ho l'ufficio io lì. Però ecco, per esempio, non abbiamo... abbiamo poca ricettività, nel senso abbiamo molte B&B fatte, ma non c'è quella possibilità di mettere insieme 20-30 camere per poter diventare poi, ecco, appetibili per i gruppi, cose, perché quando c'è il B&B, c'è 20 B&B che pigli 20 persone e le distribuisci in 20 camere diverse, no? Quindi questa è. Poi c'è l'altro problema, che è quello del fatto sismico, no? Perché abbiamo visto quello che succede. Com'è per esempio il patrimonio abitativo di Ibla da questo punto di vista? Ma proprio in questa relazione che abbiamo fatto, questa presentazione che ho fatto in queste tre giornate, la slide finale era proprio la vulnerabilità edilizia di Ragusa. È chiaro che la situazione più drammatica è proprio quella del centro storico. Certo. Parliamo intanto delle zone più vulnerabili, che sono quelle più degradate, che abbiamo detto, zona Velardo, zona Carmine Putie, zona di via Perrera. Quelle sono sicuramente le aree più degradate, le aree a maggiore rischio. Parliamo vulnerabilità edilizia. Poi tutto il centro storico, con un grado minore, ma sempre ad alto rischio, fino ad arrivare poi ad allontanarci a poco verso la periferia, dove naturalmente le case che sono più nuove, sono costruite dopo l'82, quindi con una normativa antisismica, e già lì si inizia a essere diciamo, con un certo grado di sicurezza. Quindi questo è importante. Ora andiamo quindi a chiudere questa intervista con una domanda particolare. Qualche anno fa Sgarbi, no? Lanciò quella idea a Salemi, la città che era stata anche problemi con il terremoto, e lo fanno anche ora anche a Gangi, in altre città, tutte queste abitazioni che sono abbandonate, molte sono proprietà del comune, compagnia, di venderle a un prezzo simbolico, con il patto che si debbano restaurare al più presto e quindi poi o abitarci o farci delle attività. È una situazione possibile? Io penso per esempio a Cava Velardo, la zona dove c'è il posteggio, lì ci sono delle case, molte sono abbandonate e molte sono anche dal comune che le comprò con la legge su Ibla, e non abbiamo cosa farcene. Non sarebbe un'idea, potrebbe essere una cosa da segnalare al comune e dire averle, non averle, cioè ecco, queste sono le zone, cioè, queste case qui, no? Magari non sono di nessuno, non sarebbe meglio, questa per dire, non sarebbe meglio dire, va bene, noi come fanno loro, 10 euro, 100 euro, 100 euro non sono nulla, però fai lavorare la gente, perché chi la compra la deve, io pure la compro, 100 euro ci metto 10.000 euro per farlo, mi trovo una casa.
100 euro o un euro è la stessa cosa. Perfetto. Meglio un euro che certo, 100 meglio euro. Un euro, no, sto dicendo. E il problema qua è grosso e non è, purtroppo non è un problema che può essere affrontato dall'amministrazione, nel senso che l'amministrazione più volte mi ha convocato proprio per... Negli altri comuni l'hanno fatto. Che, e hanno fatto una cosa diversa, tipo fare. Gaggi. No, no, quella che hanno fatto loro si può fare. Purtroppo il comune rispetto agli altri, il comune di Ragusa rispetto agli altri comuni, queste case ce le ha di proprietà. Mentre gli altri comuni, quello che hanno fatto è farsi, hanno avuto la funzione di mediatore tra il proprietario e l'acquirente. Beh, ma al comune viene più facile il suo. E purtroppo perché sì, diventa un patrimonio e quindi purtroppo se... diventa danno all'erario. Danno, cioè, vabbè, sì. Dai, ragazzi, ma sono case, d'accordissimo. Sono case che sì, il danno è che se cade in testa a qualcuno gli dobbiamo andare a pagare tutto, piuttosto che dire, sarebbe un'idea, l'abbiamo magari è una cosa che la si spunta, però dal punto di vista burocratico nei rapporti con l'amministrazione, diciamo con l'amministrazione nazionale, con questa foto, no, che è una foto abbastanza recente, fa vedere che moltissime case qui sono abbandonate. Queste tutte le finestre, che poi è anche una brutta immagine, eh? Cioè quando uno arriva si capisce la casa abbandonata. Una cosa è una bella visione, diciamo caratteristica, ma tutto questo che vediamo nel crinale sono tutte abbandonate. Sono case che se non si interviene, non ti dico nascoste terremoto, ma cascano per i fatti loro. Non sarebbe meglio, ecco, su questo inserirla nell'idea del piano regolatore e cercare di fare qualcosa del genere? Potrebbe essere questa un'idea, e verificare anche con l'aiuto della regione, verificare una possibilità del genere. Perché sarebbe una cosa passabile, perché quella cosa fatta a Salemi poi qualcosa ha dato dei risultati, e anche a Gangi ha dato dei risultati. Va bene. Allora, per chiudere, ora quale sarà l'iter per poter andare avanti? Quindi si deve aspettare il 20 di marzo? Il 20 di marzo, perché arriveranno i contributi da parte dei cittadini, delle associazioni. Posso scriverla anch'io come prologo, farò cosa, cioè, perché non facciamo questo? E poi successivamente verranno, sulla base di questi contributi, verranno redatte le direttive. Le direttive saranno, diciamo, fatte proprie dall'amministrazione e proposte al Consiglio Comunale, ma di fatto è un atto proprio del Consiglio Comunale. Fatte le direttive, poi si passa allo schema di massima. Lo schema di massima i progettisti, che in questo caso è l'ufficio insieme al consulente, fa proprie queste direttive e cerca di riportarle in un primo schema di massima che va sottoposto anch'esso al Consiglio. Parte così la valutazione, insieme allo schema di massima, la valutazione ambientale strategica, dopodiché, approvato lo schema di massima, mandato a Palermo, inizia la prima, cioè inizia poi la fase del piano regolatore generale vero e proprio, che diciamo, con l'adozione poi in Consiglio Comunale ci sarà la trasmissione a Palermo e l'approvazione definitiva. Da quel momento poi si dovrà utilizzare il piano per poter... Certo, già dal momento dell'adozione scattano le norme. No, anche perché, lo ripetiamo, è stato bello, abbiamo costruito tutte queste villette che ora, una volta ricordo, quando si arrivava nella zona del campo sportivo, c'era dove c'è il Baglio, il ristorante, c'era quella bellissima aria verde che era meravigliosa, no? Ora è tutta piena di case. Certe volte, ecco, abbiamo fatto contenti alcuni. Anche la periferia servono, anche la servizi servono servizi. Perché certo, quando si fa una lottizzazione bisogna portarci fognature, le strade, illuminazione, i trasporti, poi ci lamentiamo che la città non ha trasporti. Certo, arriva a Santa Croce. Va bene, grazie all'architetto Di Martino, che è il dirigente dell'urbanistica del comune di Ragusa. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Questa è Teleiblea.
Dal 28 aprile al 1 maggio Area Tours ti porta a Valencia. Storia, cultura, tecnologia, modernità e buona cucina, le caratteristiche di questa bellissima città della Spagna. Partenza da Ragusa, trasferimenti, volo speciale, hotel 4 stelle, visite guidate, assicurazione medico non stop a 640 euro. Per maggiori informazioni visita il sito www.areatours.com o vieni in agenzia in via Risorgimento 4 a Ragusa. Il 25-26 marzo Area Tours ti propone un fine settimana di relax alla scoperta delle bellezze della nostra isola. L'Etna e i suoi crateri, Montalbano e Licona, Motta Camastra, Castiglione di Sicilia e le Gore dell'Alcantara. Pernotto e cena presso l'elegante Golf Resort al Picciolo. Tutto a solo 200 euro. Per info e prenotazioni visita il sito www.areatours.it o vieni in agenzia in via Risorgimento 4 a Ragusa. QDS, la connessione tra i siciliani e le istituzioni. Il QDS è la connessione che svela ai siciliani le attività delle istituzioni con forum e inchieste documentate. È la connessione che per spingere insieme le istituzioni a fare le riforme dà voce ai siciliani, grazie agli accordi quadro tra QDS e classe dirigente. Partecipa alla rinascita, partecipa alla campagna etica Risorgimento Sicilia. Abbonati. Benissimo, abbiamo affrontato il tema del piano regolatore che, come vi dicevo anche in altre occasioni, è un po' il modo di vivere una città, perché quando ci si lamenta di chi sta al centro, come si vive il centro storico, come abbiamo detto con l'architetto Di Martino, molto dipende dal piano regolatore. Sì, il piano regolatore è un fatto tecnico, ma è anche un fatto politico, perché le scelte che vengono fatte dalla politica, dal Consiglio Comunale che approva il piano regolatore, sono scelte che poi appunto si ripercuotono sul modo di vivere. Le città che hanno meno verde o più verde, le città che hanno più case fuori dove è difficile anche raggiungere questi posti e dargli tutti i servizi, queste sono scelte che facciamo noi. Come pure è importante organizzare iniziative varie per rendere la città un po' più viva. Vi ho fatto vedere sabato, domenica scorsa, quindi ieri, queste immagini di Ibla alle 20:30 di domenica, praticamente deserta. Cioè, questa è un'immagine che fa anche un po' paura, perché pensare che la città o meglio il cuore barocco, culturalmente ad altissimo livello, tutte queste cose qua che non ha vita, ci fa un po' pensare. Ecco perché guardiamo con grande interesse in questo momento questa iniziativa che si svolgerà sabato a partire dalle 21, proprio in questa piazza, Piazza Pola, eccola qua, Ibla Sound, sabato 25 febbraio. L'idea qual è? L'idea è quella, che poi è stata anche patrocinata in qualche modo dal comune, l'idea è quella di far esibire, visto che siamo in periodo di carnevale, quindi la gente vuole ballare, far esibire 5 o 6 DJ, di cui 5 sono locali e uno è un DJ di una grande radio nazionale, e farli esibire nel fare le loro compilation per fare ballare le persone. Quindi l'invito è a tutti i ragazzi che sabato sera dalle 9 di sera vogliono stare fino a tarda notte a ballare, se ce la fanno, anche questo, perché chiaramente alle 9 a mezzo, ma si possono dare il cambio con questi DJ che faranno, ognuno di loro farà la propria compilation, quindi la propria musica, il proprio modo di ballare, e questo sarà un modo
per fare sì l'atmosfera di carnevale, perché mi hanno detto che c'è anche uno sparacoriandoli, quindi sarà una festa di coriandoli, distribuiranno anche le mascherine, quindi l'atmosfera di carnevale, come aveva detto l'assessore Iannucci nell'intervista che abbiamo mandato ieri, ci sarà senza dubbio. E Ibla ha questo suo fascino, perché è una piazza chiusa, cioè Piazza Pola, dove probabilmente ci sarà anche meno freddo, diciamo, che però, come tutti sanno, a carnevale fa freddo, perché carnevale è a febbraio, quindi anche in altri posti, a Chiaramonte, ci sarà il famoso carnevale con la sagra, poi fino a martedì, però non c'è dubbio che ballare è forse una delle cose che più piace ai ragazzi, andare a fare questo ballo con le maschere e con i coriandoli. Quindi sabato vedete Ibla Sound, 25 Carnival Sound, ecco che c'è carnevale che non si leggeva, 25 febbraio con il DJ Mauro Miclini, che dovrebbe essere famoso, io spero che sia così, quindi in Piazza Pola chi vuole può ballare fino a tarda notte. Con questo noi chiudiamo il nostro telegiornale lasciandovi con un ospite, e Emanuele Cavarra, ospite di Gianni Papa, parla del suo libro, e Emanuele è un bravissimo a disegnare, quindi è un esperto in questo settore, e in questo libro c'è anche qualcosa del genere. Bene, grazie amici per la cortese attenzione, seguite l'ultimo servizio, noi ci vediamo con le prossime edizioni, ciao a tutti. Questa sera ho il piacere di riavere con noi, perché l'abbiamo già avuto qualche mese fa, uno scrittore, a mio modesto avviso, tra i più interessanti di questa città, anche perché ha il pregio di una scrittura piacevole, divertente e godibilissima, Emanuele Cavarra. Veniamo per parlare con lui, mentre vedete gli altri suoi libri, questo è l'ultimo, è Il disegno delle ombre. Lui è uno scrittore che ha il vizio non solo di scrivere ma anche di vincere i premi, che è una cosa che non fa mai male, premi fuori, non i premi in zona, dice io premio detto, premi me. Allora Emanuele, di che cosa tratta questo Il disegno delle ombre? Allora Il disegno delle ombre... Anche il bel titolo, un pizzico di invidia se me la permetti. Grazie, io sono un creativo, certo, fondamentalmente, sì, quindi grafico, pubblicitario, quindi trovare degli slogan sintetici è proprio il lavoro di tutti i giorni, e devo dire che ho riversato molto della mia professione in questa passione che è la scrittura. E, tornando alla domanda di prima, di cosa tratta Il disegno delle ombre? Il disegno delle ombre parla di una famiglia, una piccola famiglia, perché ciò che rimane è il padre e la figlia. Il padre si chiama Occhi Pinti. Guarda caso, di dove sarà? Sì, Vincenzo Occhi Pinti, quindi ho detto tutto. Però non abita nella nostra zona, pur essendo originario di Ragusa, ma abita a Genova. Vincenzo Occhi Pinti, vedovo, ha una figlia che si chiama Ezla. È un nome un po' particolare, volutamente ho scelto questo nome, non racconto perché ho scelto questo nome, vuole, si chiama Ezla, esattamente, che crescendo diventa archeologa. Il padre in qualche modo ha questo piacere di portarla in Sicilia, di portarla nella terra di origine, quindi, perché di lei portarla qui da noi. Portarla da noi, esattamente, perché lei non è mai stata in Sicilia. E quindi il padre cerca in qualche modo di organizzare un viaggio, sì, un viaggio in moto. Lui e la figlia. Lui e la figlia, in moto e sidecar. Difatti, vedo, molto infatti vediamo delizioso nella copertina questa illustrazione che rappresenta questi tre personaggi. Sono avventurosi un po' tutte e due, no? Vabbè, sì. Ha fatto il sidecar da Genova a Ragusa. No, però devo dire che loro prendono il traghetto da Genova a Palermo e poi fanno Palermo. Comunque anche da Palermo a qua non è male. Anche, ci sono anche delle piccole disavventure nel tratto da Palermo a Ragusa che non sto a raccontare perché, per non rovinare. Eppure non è stata così bella, così semplice. Esattamente. E un'altra cosa che sono accompagnati da una cagnolina. Maya, perché sono in tre. Esattamente, sono in tre. Quindi arrivano poi, dopo questo viaggio un po' avventuroso, arrivano qui a Ragusa fin qui è una storia normalissima, come potrebbe accadere. Poi succede che lei, questa ragazza, incomincia a scoprire delle cose particolari.
non diciamo cosa, non diciamo legge, cosa. Ma queste cose che cosa riguardano? La famiglia? No, proprio riguardano sé, quello che ha dentro. E devo dire che c'è una parte un po' misteriosa in questo romanzo, un po' così, se vogliamo, inquietante. Beh, allora, domanda. Sì. È un romanzo, devo dire, è a lieto fine, sì o no? O a fine vago? Non è il lieto fine che ci si potrebbe aspettare, non è quello che si potrebbe aspettare. E c'è una storia d'amore dentro? Anche, sì. C'è azione? Qualcosa. Diciamo, sì. Non è preponderante l'azione, però c'è qualcosa. Allora diciamo che è un romanzo che ha tanti motivi per essere letto. Perché, diciamo, cos'è quando vanno quelli in giro, gli attori vanno a promozionare il film, tutti sono preoccupati di dire, di non dire niente, di dover andare a vedere. Il romanzo si dice. Allora, tra l'altro ha vinto il premio internazionale Mario Luzzi. Allora con questo credo che sia il quinto, vero? Questo è, che è pubblicato è il quarto esattamente, e c'è il quinto in fase di stampa, in lavorazione. Con un altro bel titolo. Ma speriamo. Questo è molto bello. Grazie. È un bel... Allora, Emanuele scrittore, ma Emanuele scrittore, che io ripeto, leggiamolo e leggetelo, io lo leggo perché è davvero piacevole come lettura, è solo una parte del personaggio Emanuele Gavarra, che è noto soprattutto perché anche il titolare di Creativamente è noto tutto perché un creativo nel senso buono della parola, sono un poco tutti creativi, lui lo è davvero. Allora lui tra le altre cose, ecco un altro motivo per cui l'abbiamo, è questo Debrian che è proprio fresco di stampa, come si dice. Una volta era bellissimo, la mattina andavo, la sera andavo alle 10:30 a Biella a prendere il giornale, che era proprio, ti sporcavi rimane l'inchiostro. E il Debrian di incontri con l'editore e scrittore ebrei liberi a Ragusa 16-19 marzo 2017. Esattamente. Allora Emanuele, tu che sei uno dei, diciamo così, uno della, non so se è una triade, credo sia una triade quelli che curano questa cosa, c'è Giorgio Massi sicuramente. Sì, è un gruppo un po' più numeroso, ma devo dire. Non siamo tantissimi, però più allora, di tre sicuramente. A che punto siamo nell'organizzazione? Allora, il programma è stato finalmente definito, è ricchissimo, e tant'è che abbiamo potuto mandare in stampa la brochure che dovrebbe essere disponibile a momenti. So che è già disponibile online praticamente. Sì, già online, c'è un sito insieme, eccetera. Esattamente, c'è anche una pagina Facebook dove c'è già tutto il programma, ovviamente si chiama Liberi a Ragusa la pagina Facebook. E come dicevo, quest'anno il programma è molto ricco perché abbiamo musica, abbiamo delle presentazioni ovviamente di libri, ci sono ben 25 presentazioni di bei libri, devo dire, sono stati selezionati una serie di bei libri. Poi abbiamo anche degli appuntamenti per bambini, dei laboratori per bambini, incontri con le scuole, uno interessantissimo tenuto dal professore Flaccavento, Giorgio Flaccavento, che illustrerà gli artisti che hanno gravitato attorno alla figura di Vanna Antò, il nostro poeta più famoso. Quindi Liberi a Ragusa, questo libri che gioca un poco sulla E tra liberi e libri, credo che sia un aggancio fondamentale perché... il libro è una libertà, perché la libertà di è una libertà straordinaria. L'uomo che legge, a mio parere, ha sempre un potenziale comunque di libertà enorme. Tu mi parlavi di questo, io avrò il piacere di presentarne uno, di uno scrittore mio amico che si chiama Corrado Calvo, che è molto bravo. Siete stati così cortesi a invitarmi, ci sarò anche io fra i con presentati. Un sarà saggio. Un caro amico, un grosso giornalista che è Mario Barresi, è stato tra l'altro uno dei nostri, ha fatto praticantato con Terriblea. Ma ho visto che proprio si tratta, io faccio saggio, quello è un romanzo, ci sono poesie, ci sono racconti, c'è un poco di tutto. Sì. Che non è, però, mi sembra, sono d'accordo, è legato sicuramente al mondo ragusano, alla Terriblea, eccetera, però non è strettamente, cioè non è ghettizzato o confinato solo. Mi sembra che abbia un respiro un poco più ampio. Sì, abbiamo cercato di avere due requisiti fondamentalmente per essere inclusi in questa kermesse. Il primo è che l'autore deve essere ragusano. Magari o comunque
ovviamente parliamo di Iblei, non di città. Comunque io per esempio non lo sono, però ci vivo da 60 chiaramente anni. Chiaramente parliamo di chi opera, di chi vive in questo territorio, inteso, ripeto, come provincia, oppure le case editrici che sono presenti, quindi magari possono avere anche un autore che non è di qua, o ovviamente gli argomenti non sono necessariamente il muro a secco o il castello di Donna Fugata, ma si può spaziare di tutto, e nel programma questo si vede chiaramente, perché si io parla chiaramente di sono come spaziare sono completamente fuori perché sì, parlo di Oriente Espresso. Il tuo saggio bellissimo parla di un argomento affascinante che ovviamente diverso, non passa dal nostro diverso territorio, purtroppo non è mai passato. Sì. Bene, siete arrivati alla terza edizione, devo dire che dalla prima alla seconda siete andati salendo, ovviamente avete intenzione di crescere ancora nella terza. Che risposta vi attendete da voi? Ma fondamentalmente... E soprattutto da quale tipo di pubblico? È generale o... Non è un pubblico a nicchia, ma mi sembra che le altre volte, cioè, sono venuti spettatori, gente venuta alle presentazioni di tutti i tipi. Sì, sì, questo ci ha sorpreso positivamente, perché intanto abbiamo avuto una risposta ottima da parte della cittadinanza, non solo ragusana ma anche dalla provincia e qualcuno anche da fuori. Abbiamo avuto grande partecipazione a tutti gli eventi e questo ci fa ben sperare. Ci auguriamo che anche questa edizione possa avere lo stesso successo, magari ce ne auguriamo di più. Esatto, abbiamo intenzione di andare avanti. Benissimo, allora siamo verso la chiusura, possiamo ricordare, abbiamo con noi Emanuele Cavarra, questo è il quarto romanzo edito, il quinto è in fieri, e continuo a dire, al di là della bellezza dei romanzi, permettete, uno che è il dramma ogni volta dei titoli, il disegno delle ombre, bellissimo, ma tutti sono molto belli, quello qual era? Il ciliegio della montagna. Il ciliegio della montagna è il terzo. Il terzo, sì, che sì, è ambientato, quello ambientato in Giappone nel 1200, delizioso anche quello. Grazie. Oltre a questo, ricordo il creativo, l'uomo che prova a dare una veste grafica accattivante un po' a tante cose. Una tra queste, e questo è Debriane, che fra poco ho la brochure come volete, che vedrete fra poco in giro, è di un colore azzurro talco, celeste talco direi. Sì, una volta dicevano carta da zucchero. Sì. Liberi e Ragusa, terza edizione, 16-19 marzo, è un appuntamento da non perdere ed è un'occasione di, ripeto, è importante che in questa città le occasioni culturali, valide ovviamente, questa sicuramente lo è, cerchino di lasciare meno buche e meno spazi possibili fra una e l'altra. Sarebbe importante avere un calendario quanto più possibile pieno, perché al di là del significato e del valore di offerta proprio culturale, è anche un richiamo, perché è importante, perché c'è gente che viene da altre zone della provincia, gente che viene da fuori provincia, c'è un ritorno sui quotidiani, sui giornali, sulle televisioni nazionali, eccetera, eccetera, ed è importantissimo. E poi soprattutto è il modo di vedere, di confrontare lo spettatore, il lettore ragusano, con quei signori che in qualche modo gravitano attorno a Ragusa e hanno quella passionaccia maledetta, perché ci vuole passione, di mettere una volta sulla carta, ora sullo schermo del computer, battere e vedere spuntare tante cosine che si accoppiano, esatto, creando qualche cosa di piacevole, come, ripeto, è il caso del disegno delle ombre di Emanuele Cavarra. Detto questo, ci diamo appuntamento allora il giorno 16 e venerdì, sabato e domenica, mi sembra. E incomincia il giovedì esattamente con la presentazione. Ma non è il 16. Il 16 è il 16 e giovedì. Giovedì. Ah sì, beh, sì, sono 4 giorni. Il 16 giovedì. Giovedì, venerdì, sabato e domenica, libreria Flaccavento, Camera di Commercio. Esatto, incomincia proprio all'auditorium della Camera di Commercio. Dico solo che ci sarà un ospite d'eccezione, che in questo momento mi sfugge perché sono un po' stanco, ecco, Alfio Antico, con le sue percussioni e con le sue musiche. Quindi diciamo, come non è solo scrivere, non è solo romanzo, non è solo saggio, non è solo poesia, non è solo racconto, ma è anche musica e anche credo pittura, qualche cosa. C'è un modo di coinvolgere varie forme artistiche, è un'offerta artistica che merita, dal 16 al 19 marzo. Grazie Emanuele, complimenti e auguri non solo per il disegno delle ombre precedenti, ma anche per quello che verrà dopo. Grazie, grazie.